nuovo modello, che sarà il modello del futuro, con cui tutta la viticoltura abruzzese affronterà quelli che saranno i mercati per dare il giusto valore al nostro prodotto, che è un prodotto mediamente superiore a quelli delle altre regioni. Col via libera del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali nasce oggi un modello unico in Italia. È il modello Abruzzo, volto a valorizzare i vini del territorio. Si tratta di una svolta epocale per l'Abruzzo enologico, ha commentato l'assessore Imprudente, perché sarà rafforzata l'identità dei vini regionali, differenziandoli anche in base ai singoli microterritori d'Abruzzo. L'elemento più importante è che si identifica in maniera forte la nostra regione, con l'introduzione anche dei una menzione superiore, quindi le nostre DOP vorranno utilizzare questa menzione proprio per definire quello che potrà essere il prodotto che da mettere sul mercato come DOP. Poi c'è una semplificazione importante, perché diventeranno da 8 IGT, ne diventerà sostanzialmente una, che sarà proprio legata alla parola Abruzzo, e quindi riunire tutte quante all'interno di questo discorso. E ovviamente questo sarà un'azione di semplificazione e di azione comunicativa importante, perché ci consentirà di aggredire i mercati, soprattutto internazionali, con una comunicazione che è un'unica regione, quindi la possibilità di valorizzare poi internamente i vari territori. La proposta accolta oggi era stata formulata nel 2019 dai produttori del consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per valorizzare l'eccellenza dei prodotti. Secondo un recente report di Intesa San Paolo, l'enologia e il settore agroalimentare in generale trainano le esportazioni regionali. I vini del Montepulciano d'Abruzzo hanno raggiunto nel periodo gennaio-settembre 2021 quota 141 milioni di euro di export, 12 in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Il vino continua a crescere positivamente e questo, come dire, questa è la base su cui abbiamo costruito in questi anni un futuro che può essere ancora decisamente migliore soprattutto in termini di valore e di riconoscibilità dell'Abruzzo, che è una piccola regione e che a livello internazionale purtroppo ancora comunque in pochi conoscono. Quindi si sono create, con questo modello si creano le condizioni per un Abruzzo sempre più forte e sempre più riconoscibile.